La rete spaziale del JPL sta rilevando 6 contatti non identificati diretti verso la Terra. I velivoli viaggiano quasi alla velocità della luce. Sembra che vogliano entrare nella nostra orbita. Sappiamo da dove sono arrivati? Non è chiaro. Il primo rilevamento è avvenuto nella cintura di Kuiper, oltre Nettuno. Grazie. Che succede, Sandra? Il cannone ionico è stato attivato. Per ordine di chi? Del direttore Boyle. È in linea, signore, su SAT-3. Ora della costa orientale. 39 astronavi aliene sono atterrate nelle zone rosse del nostro pianeta. Anche se l'origine di questi velivoli rimane tuttora ignota, le loro intenzioni sono assolutamente chiare. Comandante, quelle che sto per rivelarle sono informazioni top secret. Nel 2028 il GDI confiscò al Nod una complicata matrice di dati di chiare origini non terrestri. La chiamano Tacitus. La stiamo decifrando al servizio informazioni. E l'unica cosa certa è che contiene un avvertimento su una futura invasione aliena. La connessione fra l'esplosione di Tiberium liquido e questa invasione sembra ben più di una coincidenza. Qualunque sia il collegamento tra il Nod e gli invasori, oltre alle zone blu sono sotto attacco diverse zone gialle principali e il Nod non riesce a organizzare una difesa. Il che lascia il peso della situazione sul GDI. Sarò franco, comandante, la situazione è estremamente drammatica. Lei è la nostra unica speranza, per cui le assegno la missione più difficile, la Germania. Kirsi le spiegherà cosa dovrà affrontare. Ancora non riesco a credere che stia accadendo. Va bene, comandante. Non so quanto esattamente lei sappia di New Eden. È stata la prima zona gialla bonificata fino a diventare zona blu. Da allora è divenuta un centro di ricerca segreto del GDI, in particolare a Monaco, dove il nostro laboratorio Future Tech stava analizzando le operazioni degli invasori. Purtroppo Monaco è già sotto attacco e il laboratorio della FT è stato distrutto. Diversi ingegneri sono riusciti a fuggire e ora si trovano in un convoglio diretto a Salisburgo, appena oltre il confine. Comandante, quel convoglio deve giungere a destinazione sano e salvo. Radio Stoccarda. I trasporti civili del GDI. Hanno rispondete, rispondete. Sono all'esterno di Monaco. Trasmissione in arrivo. Allora, dov'è la... Scorti i trasporti civili alla metropolitana abbandonata a sud-ovest di Monaco. Almeno un trasporto deve sopravvivere. Più veloce. Unità sotto attacco. Facciamoli a pezzi. Sotto cielo. Stanno distruggendo tutto! Via! Via! Ma c'è... Comandante, il ponte è saltato. Troviamo un'altra strada. Più veloce. Eh sì! Andiamo! La città è in fiamme. Tutta! Moltissime persone! Ci siamo! Unità sotto attacco. Non ci fermeremo. Via, via! Avanti! Più veloce!
Unità persa. Eh sì! Distrutta! Tutta distrutta! Ci fanno a pezzi, comandante! Stiamo per cedere! Ci siamo! Vengono squattati! Vengono! Unità nemiche individuate. Eh sì! Abbiamo subito troppi danni, comandante. Subito! Dobbiamo raggiungere la base da combattimento avanzata per le riparazioni, o non ce la faremo! Via, via. Le pareti! Stanno distruggendo le pareti! Andiamo! La gente viene fatta a pezzi! Ma certo! Subito gravi danni, signore. I segnali sono morti. Cercheremo di fare il prima possibile. Fino ad allora, ci copra! Dannazione! L'attici! Riceviamo una perdita di fluido. Tone d'assalto Epsilon ai suoi ordini, signore. Copriremo la sua dannazione. Fuga. Ci sono morti ci ovunque! Avanti, maledetto rottame! Nuovo obiettivo bonus. Unità sul comandante. Abbiamo ricevuto diversi rapporti che indicano una vulnerabilità degli alieni alle armi soniche. Ripariamo la centrale energetica per riattivare l'emettitore sonico. Come lo preferì? Motori in funzione, signore. Muoviamoci. Sì, signore. Posso comprenderlo. Squadra missili nascosta. Dove sono nascosti? Ma certo. Unità persa. Ne voglio un po'. Pensavamo di essere soli nell'universo. Oh, che arroganza. Ho ciò che serve. D'accordo, vado. Dove sono nascosti? Unità avanti! Andiamo! Queste cose! Questo ronzio infernale! Centrale in linea! Emettitori sonici in attivazione! Stiamo andando a fuoco! Unità promossa! Siamo pronti! Informazioni aggiornate! Prendete questo, alieni schifosi! Facciamo saltare questo posto! Mettetevi la musica! Siamo sul ponte! Ci siamo quasi! Sembra che i nostri emettitori sonici indeboliscano gli invasori, comandante. Fino a Maria. Danni troppo estesi. Operazioni di emergenza attivate. Ci copra, signore. Proviamo a sistemare. Spero che funzioni. A raccordo. Affermativo. Andiamo. Fermeremo. Vado subito. Sistemi elettrici riparati e pronti. Andiamo. A rapporto. Stiamo andando a fuoco. Troverò un po'. Abbiamo gravi danni. Toglieteceli di dosso. Prendetene un po'. Capito. Unità nemica individuale. Andiamo. Ci muoviamo. Unità sotto attacco. Unità persa. Ci siamo, comandante. Seguiamo il consiglio del GDI. Muoviamo. Colpiamo duro. Eliminiamo la minaccia. Missione compiuta. Ottima operazione, comandante. Sembra che dopo tutto il nemico non sia invincibile. Certo, questa vittoria sarebbe più gradita se avessimo qualche idea delle loro intenzioni oltre alla mera distruzione. Ma il lato positivo è che questa incertezza ha spinto il direttore Boyle a nascondersi. Nel nostro bunker sicuro di Reykjavik. È là che dovrebbe trovarsi anche lei. Può scordarselo. Useremo questo tempo nel modo migliore muovendoci senza attendere le mosse nemiche. E lei è la chiave, comandante. Voglio che lei muti le sorti dello scontro con gli invasori ponendoci in vantaggio come ha fatto contro il Nod. Mi peserebbe affidare tale responsabilità sulle spalle di chiunque altro, ma lei sembra reclamarla. Non abbiamo molto tempo. Gli invasori da Monaco si sono spostati in molte città della regione. Kirsi l'aggiornerà subito.